Buonasera a tutti, ancora una volta è un piacere rivedervi e portarvi il saluto come padrone di casa, come sempre qui alla Camera dei Deputati. Assolutamente sì, mi avvicino al microfono perché ancora non ho imparato a usarlo, visto che questa sala non la utilizziamo mai come sede dei nostri incontri. Due anni e mezzo fa abbiamo iniziato questa avventura come Centro Studi Machiavelli. Non avremmo mai pensato che oltre 20 convegni dopo, 15 pubblicazioni, il primo libro che è uscito, mai avremmo pensato di avere l'occasione di parlare di Lega e del successo che la Lega e Matteo Salvini stanno ottenendo al Sud. Abbiamo portato qua autorevoli speaker che affronteranno il perché la Lega ha questo successo al Sud. Tra questi c'è uno che il successo l'ha ottenuto vero, l'amico Peppe Bellachioma, che in Abruzzo ha dimostrato come un partito praticamente assente alle elezioni regionali 5 anni prima in realtà ha conseguito un risultato straordinario e la Lega adesso governa la regione Abruzzo. Speriamo lo faccia bene perché si è iniziato ora, quindi ci siamo dimostrati competitivi nella competizione elettorale, ma bisogna anche dimostrare che come stiamo governando bene al nord, anche questo lo possiamo fare al sud. Due parole. La Toscana, io sono toscano, sono fiorentino, la Lega nel 2013 prese alle elezioni politiche lo 0,45%, 0,45%, era praticamente assente, quindi se non eravamo una regione del sud, di fatto però eravamo il sud dell'allora Lega Nord. Alle ultime elezioni politiche la Lega in Toscana ha fatto un risultato in linea con il dato nazionale intorno al 18%, oggi ci troviamo, è vero che i sondaggi non contano, però danno un'indicazione del sentimento elettorale che c'è, combattiamo per essere insieme al Partito Democratico il partito di riferimento in Toscana. Abbiamo le elezioni per doverlo dimostrare, quindi saremo impegnati molto, per citare tante trattative a cui ho assistito, anni fa nella provincia di Firenze c'era sempre un solo comune che veniva dato alla Lega, che era il più lontano da Firenze, in cima a una montagna, il più piccolo, e quello dove storicamente la sinistra e il Partito Democratico vincevano con un percentuale tra il 75 e l'85%, questo per darvi qual era il peso che aveva la Lega anche in Toscana. Questa volta su 188 candidati sindaco la Lega ne ha espressi più di 100, questo dimostra che anche all'interno della coalizione c'è un riconoscimento forte di quello che la Lega è in Toscana. La sfida del Sud è chiaramente una sfida completamente differente, molto più complessa, molto più difficile, perché le dinamiche elettorali che sono nel Sud Italia sono molto differenti rispetto a quelle di una regione come per esempio la Toscana, dove però i risultati numerici sono gli stessi del sud, cioè erano prossimi allo zero se quando la Lega riusciva a presentarsi. Per cui questa occasione di incontro serve a capire di più cosa la Lega ha fatto, cosa la Lega può fare e come farlo per arrivare a un'affermazione elettorale. Ricordo che alle ultime elezioni politiche c'era una grande aspettativa sul risultato di tutto il centrodestra nel Sud Italia, e c'è stata una grande sorpresa perché il Movimento 5 Stelle è riuscito nella sostanza a avere la rappresentanza esclusiva nei collegi uninominali, la rappresentanza politica nei collegi uninominali. Le cose sono, almeno stando al sentiment che cogliamo tra gli elettori, quindi non solo i sondaggi, sono cambiate, si viene fuori da una serie di elezioni regionali, anche nel sud d'Italia, l'ultima in Basilicata, dove l'affermazione della Lega è stata netta e chiara, è stato elemento trascinante per il successo del centrodestra. Siamo oggi qui con i protagonisti e con gli analisti per capire, voglio dire, dall'interno della politica e dall'esterno della politica come possiamo
perché c'è stato questo successo, quali sono i rischi di questo successo e come possiamo consolidarlo. Per cui vi do nuovamente il benvenuto e sono nell'augurare a tutti noi un buon lavoro, sono molto curioso di sentire il contributo che gli amici vorranno dare. Grazie.